Iniziare facendo i complimenti a Bergamo che ha giocato una partita super, guidata da un giovane allenatore, un altro che onestamente non conoscevo per mia responsabilità e che guida la squadra con la maturità di un veterano. E quindi complimenti a loro per la loro durezza, per la loro organizzazione, per la loro coesione di squadra. E vedete che alla fine dei conti i playoff sono belli perché ci arrivano le squadre. Al di là dei budget, al di là dei risultati della stagione regolare, quindi con veramente, veramente sinceri complimenti a Bergamo perché ha giocato una partita di una durezza mentale veramente significativa, guidata dai suoi veterani, da questo Bona che non conoscevo, e nel senso non lo conoscevo perché sono in questa categoria da 2 mesi, ma con un altro dei tanti giocatori di cui mi chiedo cosa fanno qua, ma questo è un problema che discuteremo in un'altra sede. Per quello che riguarda noi, devo dire che 2 cose sostanzialmente. La prima, che in gara 2 abbiamo bisogno di un apporto maggiore. Non è un'accusa, non è una critica, non è un attacco, soltanto una freddissima constatazione rispetto al fatto che, vista l'intensità alla quale si è giocato, avremo bisogno da Valentini e Samoggia di un apporto maggiore rispetto a quello che ci hanno dato oggi. Valentini e Samoggia, che sono 2 giocatori importanti della nostra rotazione. Valentini per esempio è stato un protagonista del 2-0 con Milano, oggi si è un po' incartato, c'erano altri esterni che davano più garanzia, però è chiaro che non possiamo pensare di vincere una partita senza di lui e senza Giuliano Samoggia, che oggi hanno tutti e due reso di meno di quello che è nelle loro possibilità. Gli altri, le prestazioni degli altri miei giocatori le avete viste, quindi non occorre che le commenti. Mi viene soltanto di pensare che nelle prossime 4, fermo restando che il Mecolone ed Ercole sono la palla 2 di gara 2, nelle prossime 4 noi ne dobbiamo vincere 2, loro ne devono vincere 3. E quindi ho ricordato ai giocatori nello spogliatoio che, parlando di 2 miei grandi amici, non sono tanti nel mondo della pallacanestro, ma parlando di Alessandro Amalia e Franco Ciani, e quelli vanno i miei complimenti a tutti e due, uno per la stagione, uno per i risultati dei playoff. Ho detto a loro che probabilmente il clima che dovevamo evitare di avere nello spogliatoio, il clima che probabilmente c'era a Verona dopo la gara 1 con Agrigento, nel senso, dai, la prima l'abbiamo sgamata, adesso in qualche modo vinciamo la seconda. Abbiamo visto come è finita e mi dispiace per Verona, perché dopo un campionato del genere probabilmente meritava la promozione diretta, ma non abbiamo assolutamente niente da festeggiare, perché non c'è nulla di cui essere particolarmente contenti, se non il fatto che dobbiamo utilizzare nella maniera più intelligente possibile le 48 ore che ci separano dalla gara 2 per recuperare in maniera efficace le energie, perché saranno sufficienti più energie di quelle che abbiamo speso oggi per offrire una prestazione di qualità analoga o superiore a quella di oggi, per giocare, non dico per battere, per giocare contro una squadra veramente molto solida come l'Ero. Io ho finito, se qualcuno deve mandare qualcosa. Una cosa che piace di questa squadra è che pur avendo, diciamo, 10 giocatori, come se tutti attendessero, come dire, il giro di carte in cui c'è il gioco. Sì. Magari qualcuno potrebbe dire che io sono io, adesso provo a chiudere. Per esempio, oggi è stato Carretto, in altre volte. Beh, anche Raucci oggi ha giocato una volta. Montano non ne parliamo più. Lamma nemmeno, ma insomma anche Raucci ha giocato una partita. Quello che alla fine l'ha un pochino spaventizzato con loro, quando sono andati a meno uno di lui. Il bello è comunque che è come se fosse in grado di sapere il momento mio arrivare e non devo andare io a giocare. Vedi, io non ho meriti in questo, però ti ricordi che c'era il Marchese del Grillo che diceva: io sono io e voi non siete un cazzo. Qua c'è una squadra nella quale tutti quanti dicono: noi siamo noi, l'allenatore ci fa giocare tutti, si tratta soltanto di entrare nell'onda giusta per produrre utili per la squadra, e non è necessario che gli utili di Carraretto siano gli stessi di Italiano, voglio dire, nel senso che non dobbiamo pensare che siano soltanto i punti quelli che producono. Oggi ci sono stati dei cambi difensivi di lungo per piccolo tra Italiano e Raucci e le loro guardie, che valgono i canestri segnati da Montano o da Lamma o da Carraretto in attacco. Quindi io credo che questo sistema, che è stato così ben accettato dai giocatori ed è esclusivamente merito loro,
metta tutti nelle condizioni di sapere che prima o dopo l'autobus arriva, bisogna essere capaci di prenderlo. Lo sanno anche con altrettanta serenità che se non lo prendono quell'autobus, quando io, mi è possibile, arriva la fermata successiva o arriva di fra 10 minuti, oppure per quella partita non arriva più. È stato oggi il caso sostanzialmente di Valentini e un po' di Samoggia, che ci ha dato una mano o meno di quello che mi aspettavo, ma sono assolutamente certo che anzitutto che siano più contenti degli altri di aver vinto, perché sanno che oggi gli altri hanno fatto qualcosa per loro, e quindi sono convinto che martedì saranno loro a fare qualcosa per gli altri. Sono concetti molto da Boy Scout, ma in realtà lo sport è questo. Ti vorrei fare una domanda su Biagini. Sì. Molto bene, rimbalzo, 17 rimbalzi. Quanti? 17. Sti cazzi. Molto, molto picchiato dagli avversari, e quindi anche una battuta su qualche fischiata, secondo me, su tutto il 4-4 un po' gratuita, che rischiava di mettere un po' fuori dai giochi dell'anno. Biagini è stato forse un po' condizionato da questo, no. Mettere le mani. No, io devo dirti una cosa, Iannilli ha fatto una partita importante pur non segnando tanto, e si collega a quello che diceva prima il tuo collega, cioè che non necessariamente Iannilli deve sempre fare 20 punti per farsi vincere la partita. Oggi ha preso 17 rimbalzi e ha fatto quello che doveva fare. L'arbitraggio onestamente mi è sembrato un arbitraggio standard per la categoria, quindi non ho assolutamente niente da dire. La fortuna che io ho è di avere una società che mi ha messo a disposizione un roster di 11 giocatori, che poi in realtà sono 12, perché noi abbiamo Giovanni Lenti che freme per avere una chance, e quindi la maturità di Andrea oggi è stata quella di capire che l'intasamento dell'area dovuto a questa ipertatticizzazione della loro difesa probabilmente non gli avrebbe consentito di avere quegli spazi che ha di solito, ma quando uno prende 17 rimbalzi in una partita ha fatto il suo per le prossime 2 settimane. Sì, sì, va bene? Ci vediamo martedì. Grazie. Grazie.